In questo altopiano desertico, in queste terre aspre e spoglie della Sierra Peruviana, sotto questo cielo così basso e sconfinato, si compie nel 2005 la missione del COBAT. Non un recupero di batterie esauste come era stato nel 2002 in Nepal a oltre 5.000 metri di quota ai piedi dell'Everest. Non come era stato nelle Alpi presso il rifugio Marco e Rosa sulla cresta del Pizzo Bernina. Il consorzio obbligatorio per il recupero delle batterie esauste, che ha l'arcobaleno nel suo logo, incontra e sostiene nel 2005 un paese che ha riconosciuto proprio l'arcobaleno come uno dei suoi simboli nazionali. E quindi a quota 4.000, in Perù, ai margini del leggendario lago Titicaca, il COBAT estende il proprio raggio d'azione per contribuire allo sviluppo di una regione rurale andina nell'ottica di un Good Global Citizenship, ovvero di un intervento di responsabilizzazione sociale, come vengono definite le azioni che le imprese eticamente più attente intraprendono a favore o dell'ambiente o delle popolazioni più disagiate per equilibrare l'incidenza ambientale delle proprie attività in Occidente. Il Perù più conosciuto, quello turistico e dai colori accesi, quello consacrato nei programmi vacanze con confortevoli tour negli splendori di roccia e ingegno dell'impero incaico e nei successivi, ancor più sfarzosi splendori della dominazione spagnola, rappresenta solo uno dei molteplici e complessi spaccati di questo vasto stato, il cui territorio è caratterizzato da deserti e giungla amazzonica, da altopiani tagliati da grandi canyon e vulcani. E la catena andina percorre tutto il paese, da nord a sud, con vette che sfiorano i 7.000 metri. Un territorio vasto tre volte l'Italia, abitato da 27 milioni di persone. Ma oggi il 70% della popolazione peruviana vive ormai stabilmente nelle città, avendo abbandonato in massa le terre dure dell'altopiano e dei deserti costieri. Nella sola Lima, la capitale, si contano più di 8 milioni di abitanti. Di questi, il 60%, quasi 5 milioni di persone, vive in povertà, o peggio, sopravvive con non più di un dollaro al giorno. Eppure Lima è una città cosmopolita, dove non mancano moderne infrastrutture e lussuosi quartieri. E il suo centro storico, affollato ma non caotico, restituisce nelle architetture barocche, nelle ampie piazze e nei palazzi di governo le intatte e benestanti atmosfere coloniali. Il disagio sociale dettato dalla povertà del 54% della popolazione peruviana rimane quindi celato al turista, che può appena intuire e odorare, oltre i colori del folklore e i sorrisi cordiali, la dura realtà. Sì, la povertà ha un suo profumo, inconfondibile, pungente, nauseante. È l'odore del mercato, dove il sangue delle bestie macellate impregna la terra battuta fra spezie e verdure. È l'odore del bollito e della stalla, dei fuochi alimentati con sterpaglia e sterco di alpaca. È l'odore animale del tempo, dei giorni che si stratificano tra le pieghe dei corpi e dei pochi abiti di cui ognuno dispone, zuppi di polvere e fatica, di nascite e morti, di gelo e di pioggia, anche nei giorni di sole. Perché nemmeno il sole e il vento li sradicano questi odori
che noi occidentali abbiamo esorcizzato e ormai relegato a tabù. Nemmeno la disponibilità d'acqua di questo vasto lago a 4.000 metri. Perché l'acqua è gelida? O forse più semplicemente perché, quando il problema secolare è la dura sopravvivenza, nell'ordine delle priorità, l'attenzione igienica viene messa agli ultimi posti. Del resto, sino alla fine dell'Ottocento, l'igiene personale, come oggi la intendiamo, era un lusso anche da noi. E fu solo dagli anni 50, con il consolidarsi di un benessere diffuso, che le abitazioni vennero dotate di servizi e acqua corrente e calda. Sembra preistoria, che ci mette a disagio, ma è il nostro passato. Quello non troppo lontano dei nostri trisnonni e bisnonni. In fase di selezione di un progetto significativo da sostenere nel 2005, il COBAT ha valutato con attenzione l'operato di un'associazione non governativa europea che da anni prestava la sua opera in Perù con il supporto del Ministero della Cultura e dell'Educazione. Incatec, questo è il nome dell'associazione, organizza in questo paese del Sud America progetti di formazione dai molteplici risvolti. Percorsi formativi indirizzati a studenti e insegnanti per accrescere il livello di conoscenza tecnica della popolazione, permettendo la creazione di piccole imprese e posti di lavoro. Corsi per lo più mirati all'apprendimento di discipline quali meccanica, elettronica, carpenteria e cucito. Il COBAT ha quindi deciso di supportare finanziariamente uno dei progetti più recenti di Incatec, il Solar Power for Puno, che ha come obiettivo la produzione locale di boiler e stufe alimentati con energia solare nel comprensorio di Puno, nei pressi del lago Titicaca. I boiler elettrici dell'acqua calda in Perù hanno ancora prezzi proibitivi. Nei negozi di Arequipa, ad esempio, ve ne erano esposti alcuni con costi pari a 10 stipendi medi di un operaio o pari ai guadagni che, con lavori stagionali, una famiglia contadina riesce a raggranellare in 2 anni. Un articolo di lusso, anche per i costi d'uso, cioè i costi generati dall'utilizzo di energia elettrica. Le caldaie d'acqua calda, alimentate a pannelli solari, costruite dai ragazzi delle scuole di Puno, grazie all'azione di Incatec e COBAT, vengono rivendute a prezzi di molto inferiori. Una più vasta fascia di famiglie ha così l'opportunità di installare questo moderno apparecchio che permetterà loro di fruire di acqua calda tutto l'anno, a costo zero. Il ricavato delle vendite viene poi reinvestito dai ragazzi per acquistare i materiali necessari alla costruzione di nuove caldaie. È utile sottolineare come questo progetto, semplice nella sua formulazione di base, innesti ampi e significativi processi. Permettere agli insegnanti locali di approfondire e aggiornare le loro conoscenze nei vari campi dell'insegnamento di materie tecniche. Fornire ai ragazzi tutti gli strumenti e le conoscenze per essere in grado di svolgere un'attività utile e remunerativa in una zona dell'altopiano andino dove gli sbocchi occupazionali, ad esclusione di quelli sfruttati dal settore turistico, rimangono legati o alla pastorizia, al piccolo artigianato o al contrabbando, uniche alternative alla miseria dell'emigrazione in città. Sostenere l'economia locale, prevedendo l'acquisto in loco dei materiali necessari alla costruzione delle caldaie e dei pannelli solari. Promuovere l'innovazione tecnologica, con l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nel rispetto dell'ambiente e a costo zero. Generare un progressivo miglioramento delle condizioni igieniche delle popolazioni locali e quindi contribuire all'innalzamento degli standard di vita in un paese dove le statistiche più recenti indicano ad esempio che la mortalità infantile nel primo anno di vita è pari al 38%, con punte nelle zone rurali che raggiungono il 60%.
studenti ed insegnanti sono i primi privilegiati. Nei 4 centri di educazione e produzione già avviati, grazie all'azione di Cobad ed Incatec, caldaie d'acqua calda costruite con le loro mani rimangono installate permanentemente. L'apertura di un piccolo punto vendita e dimostrazione offre poi alla popolazione di Puno la possibilità di usufruire di docce con acqua calda a prezzi veramente molto bassi. Sarà questa generazione, orgogliosa delle proprie tradizioni, ma consapevole di dover costruire e percorrere un futuro dai più ampi orizzonti, a segnare la svolta nelle consuetudini igieniche locali. Altri corsi di formazione, ad esempio quelli rivolti alle ragazze, sono imperniati sull'utilizzo di macchine per il cucito, per la lavorazione creativa di prodotti dell'artigianato, per l'utilizzo di più moderni strumenti di comunicazione, iniziando dalle macchine per scrivere per giungere ai computer. La necessità di fornire un'istruzione tecnica diffusa si scontra normalmente in queste aree dell'altopiano con la carenza di strutture, di risorse, di docenti motivati e qualificati. L'impegno di Cobat e Incatec, presentato ufficialmente ai vari livelli scolastici e governativi, ha raccolto quindi forti e sentiti apprezzamenti e permetterà di aprire altri 8 centri di educazione e formazione. Ma sarà l'entusiasmo degli oltre 1000 ragazzi e dei giovani insegnanti il cuore pulsante di questa sfida. Certo, il turismo rimane una delle risorse, la terza dopo quella estrattiva e agroalimentare più importante del Perù. Ma la coscienza che non sarà il turismo a risolvere i problemi endemici di questo territorio è comunque ben radicata. Lago Titicaca arrivano ogni anno qualche migliaio di turisti, un mordi e fuggi per vedere le isole flottanti degli Uros, per stupirsi di come vivono queste famiglie su zatteroni di totora, in capanne costruite con totora, spostandosi con barche di totora, bruciando e mangiando totora con l'aggiunta di patate, pesci e qualche altro cereale. E in verità molti sono tentati di essere scettici, di pensare a sera tutti se ne tornano a Puno e dormono in case vere. Questa è solo una bella recita per i turisti. Ma le vere case di Puno sono cubi di mattone e fili di tondino al cielo. Case mai finite, le une addossate alle altre, che si arrampicano su per le pendici della collina senza nessuna armonia. Con strade che diventano colate di fango quando arriva la stagione delle piogge. Per cui, alla fine, si spera che gli Uros rimangano comunque sulle loro insolite ed uniche isole costruite non più di 30 anni fa, in sostituzione delle più arcaiche case barche. Anche se la gente qui soffre di reumatismi e ha un'aspettativa di vita leggermente inferiore a quanti vivono sulla terraferma. Chi manda ca sani yuka kashita na kikimi yupai chani mamida suma kyuyai na nyukata. Takile, altra isola inserita nei percorsi turistici del Titicaca, sembra un paradiso fuori dal tempo. Intatto il territorio se si pensa che l'isola è abitata da almeno 10.000 anni. Qui sono apparentemente lontani i problemi della città,
e anche quelli più duri della campagna. Bimbi come bambole e sullo sfondo l'azzurro infinito del lago che si travasa nel cielo. Uomini e donne che lavorano insieme nei campi e nelle attività artigianali tipiche. Tessuti finissimi realizzati al telaio dalle donne, lavori ai ferri realizzati dagli uomini. Le famiglie di Tachile hanno costituito una comunità e tutti contribuiscono con i loro lavori e manufatti al benessere generale. Per disporre di acqua si devono scendere ogni volta 525 scalini fino giù sulla riva del lago. Ma sui tetti iniziano ad apparire antenne televisive e pannelli solari. Occhieggia fra le case un accumulatore di energia e il Cobat attento già pensa a come sensibilizzare le nuove generazioni del comprensorio di Puno alla raccolta e riciclaggio delle batterie esauste prima che esse vengano gettate nelle acque terse del Titicaca, da dove, racconta la leggenda, emersero Mama Oclo e Manco Capac, i due fratelli che fondarono l'impero incaico e la città di Cusco, l'ombelico del mondo. Suma più yai